TG Padova, ben ritrovati, l'informazione in diretta di Rete Veneta. È il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, cioè la cronaca, ma non solo, la politica, lo sport, il costume. Allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi 7 giorni. Clamoroso arresto dei carabinieri che hanno fermato un pugliese 33enne e una peruviana di 49 anni. I due, arrestati in flagranza di reato e accusati di furto aggravato, si sono introdotti all'interno della Basilica di Sant'Antonio, fingendosi dei fedeli, e avrebbero rubato 150 euro. Pescate dall'interno della cassetta delle offerte pane dei poveri. Approfittando della presenza di molti fedeli, i due hanno utilizzato un metro applicando all'estremità del nastro biadesivo sul quale rimanevano attaccate le banconote. I due ladri, mentre pescavano, sono stati notati da alcuni fedeli che hanno allertato i carabinieri di Padova, che in pochi minuti hanno bloccato la coppia con le mani nel sacco. Sono stati perquisiti, addosso avevano i 150 euro e l'attrezzatura utilizzata. Secondo la ricostruzione, l'uomo utilizzava il metro e dopo aver pescato il denaro lo passava alla donna, che lo nascondeva in una borsa, al cui interno, oltre al denaro, è stato anche trovato un cartoncino appesantito con alcune monete e un filo di lenza della lunghezza di 150 centimetri da utilizzare al posto del metro. Una volta fermati e accompagnati in caserma, dai controlli è emerso che erano entrambi già noti alle forze dell'ordine per furti, rapine e ricettazione. L'uomo era noto anche per furti in luogo di culto commessi in altre località. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale, che ha disposto per l'uomo l'obbligo di dimora in provincia di Bari e per la donna l'obbligo di presentarsi dai carabinieri, sempre in provincia di Bari, 2 volte alla settimana. Noi siamo pronti con il progetto, con il Ministro, stiamo facendo un bel lavoro. Vi confermo le 23 materie e poi vi stupiremo con effetti speciali. Il trasferimento dallo Stato alla Regione di tutte e 23 le materie previste e la possibilità di trattenere in Veneto i 9 decimi delle entrate. Si respira ottimismo nell'aula magna del BO, l'Università di Padova, dove il governatore Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Erika Stefani hanno spiegato a giuristi, economisti, ma soprattutto a semplici cittadini, che l'iter è partito e che indietro non si torna. I tempi saranno brevissimi. Spero e auspico i molto brevi. Io ho la mia intenzione, il mio programma è quello di poter portare una bozza di intesa affinché possa essere discussa almeno all'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri entro il 22 di ottobre. Certo, poi bisogna che l'intesa sia firmata dal Presidente del Consiglio e che la discussione alle Camere ottenga la maggioranza assoluta. Lì si vedrà la vera volontà del Governo, specie se la componente 5 Stelle sosterrà l'autonomia. Di questo sono certa. E c'è già nel contratto di Governo e nella cabina di regia che io ho previsto fin dall'inizio per trattare della questione dell'autonomia è coinvolto decisamente il Movimento 5 Stelle. Nessuna spaccatura nord-sud, sottolinea il Ministro, perché molte regioni meridionali sono intenzionate a chiedere l'autonomia. Le trattative sono già avviate con 8 regioni, il Veneto è davanti a tutte perché si è mosso per primo e c'è un referendum che parla chiaro e che dà a Zaia la forza di fare domande scomode a Roma. La solidarietà va data a chi si rimbocca le maniche, a chi non se la rimbocca, il diritto di esistenza non gli deve essere riconosciuto. Noi lasciamo ogni anno, male che vada, 15 miliardi di euro del residuo fiscale a Roma. Penso che abbiamo anche il titolo di alzare il dito e dire: scusate, ma cosa siete fatti dei nostri soldi? Dove sono finiti i nostri soldi? Infine anche la questione finanziaria non preoccupa, il Veneto è pronto ad assumersi le sue responsabilità. Sicuramente una gestione da parte del Veneto delle risorse in modo da avere anche una maggiore responsabilizzazione della spesa. Secondo me il grande obiettivo dell'autonomia è di quello di portare non solo il nucleo di decisione più vicino ai cittadini, ma anche la capacità proprio di gestione delle risorse. Una grande perdita per tutto il paese, perché era amato da tutti, era amato perché lui si faceva amare, era simpaticissimo, conversava con tutti, aveva sempre bisogno di socializzare lui doveva sempre essere, e aveva un'amica che lo veniva a prendere, un'amica insomma, che a una certa età, ma lei si era tanto dedicato e lui era affezionatissimo e uscivano, andavano a mangiare assieme. Angelo Volpi aveva le stesse buone abitudini di altri conselvani, la messa domenicale, l'aperitivo al bar il venerdì sera e al sabato mattina per la colazione. Al Crazy Bar la titolare Veronica è sconvolta, con Angelo si conoscevano da decenni.
Volpi, da un adulto, viveva circondato da una ottima rete sociale, oltre alla mamma, dalle famiglie dei suoi tre fratelli e dalla struttura ANFAS L'Alambicco. Venivano a prenderlo con il pulmino ogni mattina e lo portavano a casa verso le 4, 4 e mezza. Ecco, allora lui arrivava, andava a fare il suo suonellino, la sua finestra era là. Allora si mi vedeva passare, Mariangela, andiamo a Cappuccino, perché amava la gente. Lui andava a dare la mano a tutti, chi sei? Sei sposato? Era estroverso. Mamma mia, una simpatia, furbo, era uno straordinario. Era. E ti dava, perché ti dava la vita, ne aveva tanta, e ti dava la vita. Della categoria era unico, simpatico, vivace, affettuoso, chiacchierone. Il sospiro della signora Mariangela oggi è quello di tutti i conselvani, ai quali resta, sulla parete del bar, il ricordo di Angelo Volpi che, a modo suo, volle stringere le mani a Papa Bergoglio. Ha saltato le barriere per andare a abbracciare il Papa ed è fotografato così al bar. Allora io l'ho trovato, Angelo, ma sei andato a salutare il Papa? E cosa ti ha detto di me? Che ti vuole bene? Mi ha detto, come se il Papa mi conoscesse, no? Erra, Dio, che ti vuole bene? Mi ha detto. Il blocco o lo sblocco dei finanziamenti del bando periferie a Padova significa l'arrivo, meno in città, di 18 milioni di euro per una serie di lavori che spaziano dal restauro delle mura ad un ampio impianto di videosorveglianza anticriminalità fino ad interventi in scuole, edifici e impianti sportivi. Considerando un cointervento privato da 10 milioni di euro e i costi di progettazione, in ballo c'è una cifra totale di 30 milioni. I dubbi sulle intenzioni del governo, sofferti nelle ultime settimane, si stanno sciogliendo in un cauto ottimismo alla luce dell'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io avevo fiducia in Salvini. Salvini ha detto a suo tempo, 15 giorni fa, una sagra locale, ha detto che tutti i progetti che non erano scritti su carta di formaggio venivano approvati. Per carità, noi eravamo tranquilli, ho sempre espresso fiducia, ottimismo. Infatti il governo ha detto, chi ha i progetti in gara? I nostri sono tutti in gara, tutti, vuol dire tutti. Per cui non ho nessun problema, chiaramente sto molto attento, non è che non mi fidi, però preferisco avere scritte le cose. In sostanza i finanziamenti non vengono fermati per i comuni che hanno già avviato i progetti interessati dai fondi, gli altri hanno 60 giorni di tempo per approntare i progetti e deliberarli. Per quanto riguarda Padova, se mantengono quello che hanno detto, e non ho ombra di dubbio che il Premier deve mantenere quello che ha detto, Padova non subirà nessun tipo di detrazione per quanto riguarda non solo i 18 milioni, del contributo pubblico, ma anche 10 milioni di investimento di privati. Quali sono i problemi più urgenti da risolvere a Padova? Quali sono le priorità che il sindaco e il consiglio comunale devono affrontare con maggiore rapidità alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva? L'agenda di Palazzo Moroni non possono che dettarla i padovani e noi in queste settimane abbiamo girato i quartieri della città dando voce ai residenti, facendoci megafono delle loro segnalazioni e delle loro denunce. Ne è uscito un quadro naturalmente complesso nel quale però spicca un argomento. Più sicurezza sì, più sicurezza per tutto Padova intera, ormai sta andando proprio in tilt. La sicurezza rimane sicuramente il principale problema, quello che sicuramente si sente più della cittadinanza. E personalmente perché si sente poco sicuro? Perché io gestisco un edicolo in piazza della stazione, quindi perciò. Credo che il problema più impellente sia quello della sicurezza. Io ho vissuto a Padova 40 anni e sono scappata. Mio marito dice mi conviene andare via perché dice. Dove abitavi? All'Arcella. Secondo me qua molto bene. Solo che a sera che c'è della gente che non mi piace. E nella nostra zona siamo stati pizzicati più volte, parecchie volte. Tanta gente insomma che disturba. C'è poi un'altra questione calda che ha acceso anche vivaci polemiche per quanto riguarda il verde pubblico, le manutenzioni. Anche la pulizia è molto scadente e soprattutto non passa mai un vigile, mai. Si dovrebbe tagliarla. Quant'è che non la tagliano? Saranno un paio di mesi, penso. No, è da giugno che non tagliano più l'erba nel vialetto qua. Prima ogni quanto venivano? Almeno 4 volte all'anno. Poi per le strade, sì, ultimamente sono state rotte, rifatte,
eccetera, magari più accuratezza sulla asfaltatura. Tra gli altri problemi molti indicano la viabilità e qui una questione tutt'altro che risolta è quella della zona traffico limitato, ampliata per ora in via sperimentale fino alle 23.30 e contro la quale sono state raccolte già centinaia di firme. Mi risulta che sono oltre le 400 qui nella nostra zona. Via di Santo, dove c'è il ZTL, come faccio? Dove lascio la nonna? I carabinieri di Cittadella lo hanno rintracciato a San Martino di Lupari dopo circa una settimana di indagini. Quel 25enne di origine albanese poteva essere un soggetto armato potenzialmente pericoloso. La ricerca era partita dopo la denuncia di un automobilista che si era visto puntare una pistola addosso al culmine di un litigio per questioni di precedenza a Castelfranco. La pistola si è rivelata poi ad aria compressa, gli era stato tolto il tappo rosso obbligatorio per legge. Queste le notizie più importanti della settimana appena trascorsa a Padova e provincia. Siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Naturalmente non cambiate canale, restate su Rete Veneta. A presto.